Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Minecraft con le mod. Io sono sempre Gual e oggi siamo nell'episodio numero direi quasi 11, ma voi lo sapete sempre meglio di me perché ce l'avete scritto lì sopra. E come vedete tra lo scorso episodio e questo ho fatto qualcosina, ma proprio poco poco perché in realtà sono passati veramente tipo 10 minuti dalla fine dello scorso episodio all'inizio di questo per me. Perché sto registrando un po' di episodi in anticipo, perché così almeno sono praticamente sicuro di non lasciarvi senza video per giorni, come è successo tra alcuni degli altri episodi abbastanza, tra virgolette, vecchi per voi, tipo tra il settimo e l'ottavo, o tra il sesto e il settimo, una roba del genere, sono passati 2 giorni e mi ha fatto super arrabbiare, quindi sto registrando un po' di video e caricandoli, già adesso sto caricando un video, quindi prima cosa vi chiedo perdono umilmente se se sentite la mia voce che fa un po' le bizze, oppure se il mio cervello ogni tanto perde colpi, perché prima di tutto se vi mettete a registrare un video lo proverete anche voi, appena premi il tasto registra diventi un cretino, assolutamente, questo è poco ma sicuro, e poi soprattutto essendo decisamente tardi, sono decisamente stanco, quindi quello che volevo far vedere è soltanto che ho fatto praticamente, ho messo tutte queste Elite Factory che ho craftato, tanto ci è voluto 2 secondi con il nostro sistema, e tutte queste ognuna ha il suo cartello, c'è cioè quella dell'enriching, smelting, crushing, compressing, purifying e tutte quante. Ognuna di queste ha un interface sopra dove posso mettere i pattern. E vedete che qua è impostata che il rosso è sopra, quindi il rosso è l'input, ovvero questo qua, e sta sopra, mentre l'output è a lato, e da questa parte c'è un'interface vuota che ci serve semplicemente per recuperare la roba e buttarla dentro nel sistema di Applied Energistics. Ma direi che questo è tutto, non voglio entrare troppo nei dettagli, quello che abbiamo visto nello scorso episodio l'ho fatto qui soltanto un po' più espanso e l'energia arriva di qua da un P2P tunnel, ma lo vedremo poi più in dettaglio in un altro episodio. In questo episodio invece voglio dedicarmi finalmente veramente a Railcraft, quindi nello scorso episodio abbiamo fatto un sistema per creare della carbonella di zucchero automaticamente. Adesso qui dentro abbiamo il nostro coso che ci crea lo zucchero. Devo fare ovviamente un pattern per fare da canna da zucchero a zucchero vero, quindi sugar. Eccolo qua, come si fa lo zucchero così, encode e lo butto qua dentro. E adesso questo sistema mi potrà creare cioè charcoal di zucchero praticamente infinita. Quindi cosa posso iniziare prendendo è dei ME cable. Magari me ne faccio ancora un po'. Fantastico, come vedete è super veloce. E poi mi serve anche un export bus. Un basic export bus dovrebbe andare bene, quindi facciamo così, uno di questi, grazie mille, uno di questi ed ecco te il tuo cavetto e uno di questi, qua c'è la tua interface e questo, basic export bus, e poi già che ci siamo lo trasformiamo in un precision export bus, giusto perché vorrei avere un po' leggermente un attimo più di controllo su quello che deve uscire da qua. E questo lo possiamo tranquillamente andare a collegare qua. Io so che qui ho un interface, quindi al piano di sotto ho sicuramente dei cavi che arrivano da qualche parte. Eccoli qua. E vanno in là. Quindi se io prendo e buco qua, teoricamente da qualche parte dovrei sbucare. Fantastico, non potevo chiedere di meglio. Sbuchiamo qua fuori, quindi faccio che vado in qua e poi ancora in qua e poi salgo, salgo e salgo ancora di un blocco, vengo in qua di un blocco e poi metto il mio export bus e qua dentro gli dirò che deve craftare gli item, cioè muoverli singolarmente o craftarli,
E dovrei andare a prendermi la mia canna da zucchero, cioè la mia sugar charcoal. E se oggi lagga leggermente, oh sì, lagga decisamente un po', è perché sto producendo l'altro video, lo sto facendo, esportando e tutto quanto. E vedete che qua dentro si riempie, quindi il mio computer è un po' sotto stress al momento. Quindi, adesso che abbiamo fatto questo, abbiamo pronto il nostro sistema che ci porta qui la roba, cioè ci riempie i nostri le nostre, oddio, come si chiami? Locomotive. Eccoci qua. Quindi, adesso che abbiamo fatto questo che ci riempie le locomotive e abbiamo l'acqua perché ne abbiamo quanta ne vogliamo. Abbiamo questa specie di sistema perché al momento devo ancora mettere la leva sotto perché sennò fa schifo. Quindi vabbè, faccio che farlo. Ah, però c'è la lampada lì. Quindi forse è meglio se sposto questo indietro di un blocco, tanto non dà fastidio a nessuno un blocco più indietro. E così almeno non ci spegne la lampada. Scambiamo le due rotaie. Così. E voilà. E adesso il nostro trenino che va avanti e indietro da là è pronto. Intanto, visto che abbiamo fatto un intero episodio e l'abbiamo lasciato lavorare, qui dovremmo avere un bel po' di creosote oil, fantastico, e tu devi morire. Quindi prendiamo delle bottle. Bottles, qua così. Un po', un stack dovrebbe bastare. O quasi uno stack perché non è proprio pieno. Lo apriamo e vorrei che me ne dessi tutto il creosote oil che hai, quindi. E anche tutto questo coal coke che è buonissima roba. E ovviamente staccano solo fino a 16 perché sono piene. Pensate, non dovrebbero neanche staccare normalmente, però hanno fatto che staccano un po'. Che figata questa Void Bottle, fighissima. E adesso è fantasticamente vuoto. Quindi possiamo craftarci un bel po' di rotaie con questo creosote oil che abbiamo fatto adesso. Quindi facciamo rail bed. E se avete notato che ci sono ancora le rotaie più o meno le stesse dell'altra volta, di rotaie normali, eppure ho fatto un sacco di rotaie, è perché ho utilizzato l'altra ricetta, questa qua. Visto che comunque di copper ne ho una quantità veramente indescrivibile, ho fatto che fare questa, mi sono fatto un po' di stack di track, così almeno non devo stare a usare il creosote per fare queste qui normalissime. Quindi vediamo un po', abbiamo un sacco di track, holding track, embarking track, e ora vorrei utilizzare delle disembarking track, se le trovo, e non le vedo al momento. Quindi control track, hold, disembarking track, eccole qua. Perciò ci servono dei wooden rail bed, ne abbiamo tre per il momento, quindi possiamo farcene un po', e un paio di pressure plate, o una soltanto per il momento, ci basta, e ci facciamo delle disembarking track per scendere quando arriviamo di là. Poi delle detector track non faranno male assolutamente, quindi ci serve ancora pressure plate, facciamo che farne un paio. Che così almeno possiamo vedere dove si trova il treno, perché può servire, può sempre servire. Poi vediamo un po' cos'altro può servire. Switch track ci serviranno sicuramente. Ok. E poi ci serviranno anche sicuramente delle locomotive track, per cui ci servono dei signal lamp. No, non abbiamo i colori giusti, non dirmelo, ti prego.
Che colore ti serve? Il lime. Io non ne ho di color lime. Vediamo un po' se possiamo crearlo. In qualche modo. No. Questo qua. Possiamo fare così oppure mettere del verde con del bianco. Abbiamo il verde e abbiamo anche il bianco. Ce l'abbiamo di là. Ok, allora io faccio un po' di cose e poi torno da voi per mostrarvi le cose fighe. Ok, allora ragazzi, mi sono fatto le rotaie più fighe che ci sono. E prima di tutto ne ho fatte. Ho fatto queste perché sono super fighe. Solo per questo motivo le ho fatte, perché i nostri treni gireranno in continuo, quindi non ci serve un punto di fermata in realtà. Però sono troppo belle come sono fatte, cioè sono bellissime, soprattutto le rotaie piatte e questo blocco sopra. È una delle cose più fighe che io abbia mai visto. Poi magari le useremo, magari no. E poi queste gated track anche sono fantastiche. Sono track con un gate in mezzo. Fighissime. E complimenti all'autore della mod che ha fatto queste cose. Comunque, quello che vogliamo fare noi oggi, su cui vorrei lavorare oggi, è prima di tutto il passaggio tra qua e mi sta crashando Minecraft. No, ok. Il passaggio tra qua e la stazione centrale e poi la selezione dei luoghi dove vogliamo andare nella stazione centrale. Ora, noi potremmo tranquillamente lasciare questo coso qui, che se ne va per la sua strada e ogni volta che passa, se io sono nel raggio di questo coso, mi raccoglie e mi porta fino alla stazione, ma non è proprio la cosa più intelligente che uno possa fare. Ecco perché adesso appena quello torna indietro lo fermeremo e andiamo a vedere le prime track che ho fatto, che sono queste bellissime locomotive track. Ora le metto qua una e vediamo un po' cosa possiamo farne. Allora, vediamo un po'. Prima di tutto proviamo a colpirle con la nostra crowbar e vediamo che cambia tra rosso, verde e arancione. Che cosa vuol dire? Verde vuol dire vai, tranquillo. Arancione vuol dire in modalità idle, appena torna indietro il coso vi faccio vedere cosa vuol dire. E rosso vuol dire spento. Ora, noi come lo vorremmo questo? Noi lo vorremmo acce verde. No, noi lo vorremmo arancione qua e poi ne metto un'altra qua verde. Perché? E adesso tu ti fermi qui. Idle. Che cosa fa quando è in modalità idle? Praticamente lui si ferma, rallenta piano piano e si ferma. Quando è in modalità idle usa il carbone. Ancora, lo sta utilizzando, si sta scaldando, ma quando raggiunge la temperatura massima userà molto molto meno carbone e si ferma, però rimane caldo, quindi se io lo metto in modalità running in un secondo lui è pronto a partire. Ora sperando che non mi tiri su. E abbiamo visto questo. E allora voi mi direte, ma queste track che cosa fanno? Beh, semplicemente sono qui perché adesso vediamo un po'. Tu dammiti. Perché noi adesso daremo un segnale di redstone sempre attivo alla prima lì, che lo mette in modalità idle. Quindi mi serve una leva. Grazie, leva. E poi vorrei anche un bottone, che come sempre ne ho un po' perché sbaglio sempre a craftarli quando faccio altre cose. E noi metteremo la leva su quello dell'idol, quindi la metto qua. Ah no, così mi dà energia ambedue però. Quindi proviamo a spostare questo più indietro di un blocchetto. Così. E metterci una bellissima track in mezzo. Questo lo mettiamo in modalità idol. E gli mettiamo la levetta qua sul lato, in modo che colpisca solo lui. E questo blocco qua invece non lo colpisce perché la leva è collegata a quel blocco lì, quindi lo attiva indirettamente. Così quando il treno arriva viene in modalità idle e si ferma, si fermerà in questa zona qua più o meno. Adesso faremo anche delle prove. Una volta che lui si è fermato, continua a prendermi su, dovremo anche trovare un modo per farlo partire. Quindi
Il mio modo per farlo partire sarà di mettere un bottone qua in basso, molto semplicemente. Quindi quando io vado a premere il bottone, adesso vediamo se riesco a farvelo vedere, quel robo lì rosso si accende, che vuol dire che questo qui verrà impostato in modalità party e tu muori. E quindi questa locomotiva partirà e mi prenderà su. Ok, allora adesso saliamo noi da noi e andiamo verso la stazione centrale, andiamo anche un po' più veloce verso la stazione, tanto non dovremmo avere nessun tipo di problema, qui ho messo il mio bellissimo digital miner a lavorare. E quando arriviamo alla stazione rallentiamo e ci fermiamo, perché qui dobbiamo fare un altro lavoro, ovvero mettere una disembarking track, ovvero qualcosa che ci butti giù da sto treno. E noi l'abbiamo appena craftata ed eccola qui la nostra disembarking track. Quindi questa che cosa farà? Dobbiamo scegliere da che lato ci butterà giù dal treno, quindi io direi che il lato giusto è quello di lì. E poi se noi gli mettiamo una solita leva, che ovviamente non ho qua, e devo andare di corsa a prenderla. E se state pensando, ma fai più in fretta andarci volando? Sì, lo so che faccio più in fretta andarci volando, ma sono troppo belli i trenini per non usarli. Ah, è già qua, fantastico. Quindi, se io ci metto lì la leva, a questo punto lui mi butterà giù dal treno. E queste sono un po' le basi di come funziona tutta sta roba qua di Railcraft. Quindi proviamo a risalire. Lo facciamo partire, va un po' lentamente e mi butta giù dal treno. E io sono esattamente di fianco alla disembarking track qua. E adesso lui prende, se ne torna belle che indietro. Noi intanto ammazziamo sto creeper. Occhio a non stare mai davanti ai treni che passano perché vi uccidono. Qualsiasi cosa avete addosso vi fanno molto male. Anche tu devi... Ah no, cacchio, adesso mi colpirà. Ok. Qualsiasi cosa avete addosso vi faranno comunque molto male perché un treno fa male, ve lo assicuro. E lui si fermerà più o meno esattamente sopra alla nostra cosa di idle. Quando vogliamo andare in là, premiamo il pulsante, lo mette in modalità running e ci prende su. Non è questo fantastico? Secondo me sì, lo è. Ok, allora la prossima rotaia che andiamo a vedere sarà queste due qua, la limiter track e la whistle track, e mi sono già fatto anche un po' di levette, così almeno non dovrò andare avanti e indietro continuamente. Quindi noi vogliamo assolutamente che questo bellissimo trenino arrivi in stazione su questa velocità qua, la 2, perché con questa velocità qui è perfetto, si allinea perfettamente, lo possiamo vedere dalla nostra bellissima finestrina che ho appena fatto. E assolutamente non dà problemi con i loader, eccetera, eccetera. E soprattutto quando si entra in stazione bisogna andare con calma. E intanto, se vi steste preoccupando per il fatto che non si può tornare indietro su questa track perché non ho impostato niente per tornare indietro, neanche per risalire sul treno, e soprattutto è fermo sempre qua, non vi preoccupate, ho un altro modo che utilizzeremo per arrivare qua. Quindi, qua noi possiamo modificare la velocità dei treni. Ah, giusto, prima devo dargli energia. Quindi, come ho fatto prima, gli metto la mia bellissima levetta qua. La attiviamo e vediamo cosa ci dice. Allora, abbiamo diverse impostazioni qua. Abbiamo le impostazioni per andare molto veloce, un po' meno, o niente, o velocità minima. Quindi noi vogliamo, abbiamo detto che ogni stazione lo vogliamo sulla seconda velocità, che quindi sarà questa qua. Se quella prima è minima, questa qui sarà la seconda, in teoria. E però quando usciamo dalla stazione, e mi sa che sposterò quello giusto per bellezza, perché non mi piace avere le cose tutte una di qua, una di là, quando è in... cosa sto facendo? Mi servono le track normali. Quando esce dalla stazione però lo vogliamo che vada un po' più veloce, perché sennò ora che arriviamo di là ogni volta non ci passa più. E quindi gli metteremo una track anche qua. Che
che ce lo farà andare più veloce. Ora, quando arriva in stazione dall'altra parte non è che ci importi molto la velocità a cui va, perché tanto deve soltanto girare e tornare indietro. Quindi questa qui sarà impostata al massimo e questa qui sarà impostata sul 2. Facciamo una prova, premiamo sul nostro trenino, ci facciamo prendere su e lui adesso dovrebbe essere impostato sulla velocità massima, così almeno andiamo, non dico velocissimi, ma abbastanza veloce fino alla stazione, dove ci butta giù praticamente. Bang. E se riesco lo riprendo anche. Non riesco, ovviamente. Vabbè, tanto noi con il nostro hang glider andiamo ben più veloci. E quando arriva qua dovrebbe prima di tutto rallentare. Come vedete, ha rallentato, riempie l'acqua, riempie di carburante e si riferma perfettamente al suo posto. Non è questo fantastico? Assolutamente sì. E da qua non riesco a premerlo, vero? No. Però nel mentre mi ha usato praticamente uno stack di Coal Coke, diciamo che non è proprio pieno pieno di energia, di calore, quindi quando si riempie poi al massimo ne usa molto di meno, però sarà problematica la situazione, perché la Sugar Coal dura molto di meno, quindi magari devo trovare una soluzione un po' diversa. Adesso ci penso, ma per il momento la Sugar Coal va benissimo e poi vedremo qualcosa di più a lungo termine. Tanto questo deve soltanto andare avanti e indietro, se questo non funziona posso andarci anche a piedi fino là. Ma ovviamente per quello che girerà di là ci sarebbe qualcosa di un po' più importante come carburante. Oh, ok, allora ragazzi, adesso vorrei spiegarvi una parte leggermente più complicata. Sì, grazie. Leggermente più complicata di Railcraft, che è la parte dei biglietti. Perché noi naturalmente possiamo fare quello che abbiamo fatto qua, una strada che va avanti, torna indietro, aumenta, diminuisce la velocità, sali automaticamente, scendi automaticamente e puoi anche far partire il coso con un bottone, quello che vogliamo, ma quando dobbiamo andare in posti differenti con la stessa locomotiva, la cosa diventa un po' più complicata e quindi viene in nostro soccorso tutta la questione dei biglietti e del routing. Ora, per il routing ci sono praticamente queste sei cose qua che ci serviranno, che sono due tipi di biglietti diversi, che sono quello normale e quello dorato, il routing table, ovvero tipo la lista dei posti dove vanno le varie cose, e poi ci sono i detector routing, i routing switch e le routing track. Che cosa fanno questi? Allora, il detector routing e il routing switch fanno più o meno la stessa cosa. Praticamente, un detector routing semplicemente quando quello che c'è dentro alla locomotiva, il biglietto va qua, è uguale a quello che c'è qua, emette un segnale di redstone. Quindi proviamo. Questa routing table, io dentro qua c'ho scritto dest, che sta per destinazione, uguale ciao. Una cosa a caso, qualsiasi. E in questo biglietto d'oro, dest, c'è scritto uguale ciao. Quindi io posso cancellare il ciao, ma la destinazione no. Quindi scriviamo ciao. Facciamo done e lo possiamo modificare quando vogliamo, lo mettiamo qua dentro e vedete che mi dice che questo golden ticket l'ha rilasciato Gualti e la destinazione è ciao. Ora se lo faccio partire, teoricamente dovrebbe andare dritto, perché questo qui ti fa andare dritto a meno che non sia diversamente, e quando passa davanti vedete che il quadratino qua è diventato rosso. Cosa vuol dire che questo quadratino è diventato rosso? Vuol dire che se io vado a prendere un pezzo di redstone, giusto per farvi vedere, questo bellissimo pezzo di redstone si accenderà. Praticamente possiamo emettere un segnale di redstone se la destinazione è corretta e questo già ci apre una marea di possibilità. Ma non è finita qua, perché infatti Railcraft ci permette di fare anche di più. Questa qui è una switch track. Ora noi possiamo con un motore
modificare la switch track, ovvero farla andare in un senso o nell'altro, e mi pare possiamo farlo anche con la crowbar. No, non possiamo, vero? No, non possiamo. Possiamo girarla, ma non possiamo modificarla. Forse con una levetta che non ho, ovviamente. Aspettate un secondo. Lever, switch lever, eccolo qua. Facciamo che farcene uno. E questo che cosa fa? In pratica, se noi lo mettiamo qua, possiamo cambiare la destinazione. Come vedete, adesso sono messi così, e quindi il trenino, quando arriva, prenderà e girerà da quell'altra parte. E questo noi lo possiamo modificare con cliccando. Quindi adesso girerà di là, se lo metto così andrà dritto. E se noi siamo qua a cambiarlo, non è assolutamente un problema. Il problema è quando noi non ci siamo. A questo punto abbiamo due possibilità. Possiamo utilizzare o uno switch motor, che funziona con un segnale di redstone, o un routing switch motor, che è praticamente uno switch motor con un detector di routing, e farà la stessa identica cosa, solo che analizza le cose, quello che c'è scritto nella routing table, e se corrisponde, allora lo farà girare. Come vedete, adesso ha appena girato. Adesso, se io per esempio tolgo il ticket qua, funzionerà ancora fino a quando non cambiamo ticket. Quindi se io adesso prendo questo e gli scrivo dentro per esempio LOL, e glielo metto dentro a questo coso qua, vedete che la destinazione cambia. Posso anche tirarlo fuori, e lui adesso sarà diverso dal routing table e quindi non lo fa girare. Quindi così noi possiamo avere una destinazione e impostare una destinazione sul nostro biglietto, impostare tutti questi lungo la ferrovia e avere tutta una serie di scambi che ci porteranno nei vari posti che noi costruiamo. E fin qui è tutto abbastanza semplice. Ora però quello che vorrei fare io è avere un sistema automatico che, quando io tiro una leva, automaticamente lui mi manda in quel posto lì. Ovvero, io imposto tutte le destinazioni, imposto tutti i biglietti, tutti i routing table, e a questo punto vorrei avere una sola locomotiva che però possa cambiare biglietto, che è qua dentro, automaticamente, senza che io lo debba aprire. E qui viene il nostro soccorso, le routing track. Ora io metterò qua per terra una routing track. Come sapete, qua dentro c'è la destinazione LOL, e se io lo faccio ripartire, questo farà il giro da questo lato qua, perché non corrisponde a quello che c'è scritto nel routing table. E quando passa qua sopra, al momento non succede niente, passa oltre e va tranquillo. Se noi invece prendiamo una bellissima crowbar e andiamo a aprire questa routing track, vediamo che c'è spazio per un ticket, e noi possiamo metterci dentro il nostro golden ticket con la destinazione che adesso cambiamo, e mettiamo ciao, così corrisponde con quella del routing table. Lo andiamo a mettere qua dentro, sempre con la nostra routing cosa, e vediamo che adesso quando passa non dovrebbe succedere assolutamente niente. Per quale motivo? Beh, perché questo aggeggino qua, questa track qua, funziona anche lei con dei segnali di redstone. Quindi corriamo un secondo dentro, mi prendo una leva, e non devo mai mollarle giù queste, perché sono sempre utili per fare queste dimostrazioni. Quando io lo attivo, adesso vedete che ha questi quattro puntini rossi accesi, a questo punto lui mi ha cambiato il biglietto. Cosa vuol dire questo? Che se io prendo adesso e rompo qua, e tu fermati, torna sulla tua strada, fatti un bel giretto, se io rompo qua e ci metto un'altra routing track e mi faccio un altro biglietto d'oro, perché dentro alle routing track ci vanno soltanto dei biglietti d'oro, e intanto faccio anche vedere come si fanno. Golden ticket, cos'è? Golden Railway Ticket, giustamente.
un pezzo di carta e un golden nugget, super semplicissimo. Se io prendo questo ticket e lo imposto su qualsiasi cosa che non c'entri con la routing table, tipo sempre il nostro bellissimo LOL, e lo vado a mettere qua dentro con la mia bellissima crowbar e gli metto una levetta, vedremo che io con il movimento di una leva posso decidere da che parte lui deve andare. Quindi a questo punto lui ha il biglietto con scritto ciao, e fin quando nessuna di queste leve è attive, lui continuerà a girare sul, diciamo, sul giro ciao. Quando io invece attivo questa, che mi andrà a modificare il nome che c'è qua dentro e me lo trasformerà in LOL come destinazione, farà l'altro giro, ovvero questo non lo cambia e lui farà il giro LOL, fino a quando io non cambio, magari mettendogli di nuovo ciao. A questo punto lui girerà di nuovo su ciao. E questa cosa è veramente fighissima. Per quale motivo? Perché io a questo punto posso prendere questo coso qui, fermarlo e andare di corsa alla nostra stazione, dove ci sono 5 bellissime leve, 5 bellissime leve. E queste 5 bellissime leve non lo sono ancora, ma saranno collegate a questi 5 bellissimi routing track, ognuno dei quali avrà un bellissimo biglietto dentro di sé. E ognuno di questi biglietti mi farà andare il treno da una parte diversa. Quindi, quando io deciderò, magari voglio andare alla base di Towncraft, premo qua il primo trenino passeggeri che passa. Questo qui si attiverà mentre tutti gli altri sono disattivi. Passa, viene impostato su base Towncraft o quello che voglio fare. Passerà di qua, arriva qui. Questo sarà acceso e mi risucchierà dentro nel trenino. Passa e io arriverò al, per esempio, dove ci sarà il nostro coso, la nostra base di Towncraft. Mettiamo che qua gira e va verso il basso per una grotta che sarà la nostra base. Allora io qui dovrò semplicemente mettere una switch track e metterci il nostro motore. Questa la posso naturalmente girare con questo coso qua, quando ci metto un altro track dall'altra parte, tipo così. Perché non vai? Ok. E posso girarla verso l'altro track, in teoria. Vabbè, in qualche modo si può fare, adesso probabilmente non funziona adesso così perché è giù di un blocco, ma vi assicuro che si può girare. Quando arriva qua, il routing coso mi dirà: "E qui tu devi andare a Towncraft?" E la locomotiva gli risponderà: "Sì, devo andare a Towncraft." Ok, allora gira qua e andremo giù nelle viscere della terra a giocare con Towncraft. Quando invece magari devo andare da un'altra parte, semplicemente tiro un'altra leva diversa e un altro di questi cosi si imposta e mi porterà dove il biglietto che c'è dentro al routing track che si accende dice. Ora, c'è un problema in tutto questo, ovvero io voglio, sempre sulla stessa rotaia, avere due tipi diversi di treni. Avere dei treni passeggeri, che saranno quelli che posso prendere io e se dovesse venire qualcun altro a giocare con me anche questi altri, e dei treni, diciamo per così dire, treni merci, ovvero dei treni che nel momento in cui passano sopra questi routing track non li devono influenzare, perché devono essere impostati per andare avanti e indietro sempre per la stessa strada, per portare le merci da una parte all'altra, da una parte all'altra, continuamente, senza fermarsi. Perciò, quello che vorrei fare io adesso è trovare un modo per avere un treno che, quando passa sopra uno di questi cosi qui attivati, semplicemente se ne frega altamente. Per fare questo ci servirà un altro golden ticket, tanto guarda, ne facciamo fuori a iosa. E adesso vediamo che qua dentro c'è un ticket che va per ciao. E io questo ticket qua lo imposto per, non lo so, Bazzeccole. Spero di averlo scritto giusto. Bazzeccole. Va bene. Io voglio che questo treno qui vada sempre solo a Bazzeccole. Allora cosa faccio? Gli metto dentro il mio Golden Railway Ticket e questo
Non c'entra niente, questo è solo per i server multiplayer. Questo Golden Ticket rimarrà dentro a questa locomotiva. Che cosa vuol dire? Che lei adesso passerà sopra questo e teoricamente non dovrebbe cambiare destinazione. E infatti vediamo che non va verso Chao, ma rimane sulla sua strada. E se guardiamo qua dentro, il ticket è sempre per Bazzeccole. Passa adesso lì sopra, ma il ticket non cambia perché dentro ha un golden, che vuol dire che non accetta nessun altro ticket da nient'altro. Quindi anche se mettessi questo, per esempio, che va a LOL, lui rimane sempre sulla sua strada. Ok, allora ragazzi, questa è veramente l'ultima cosa, poi chiudiamo questo episodio perché sto veramente morendo. Se io voglio che il treno, per esempio, ci sono due stazioni qua che sono LOL che è di qua, e per capirci ancora meglio faccio che mettere sto coso qui. Da questa parte c'è LOL e da questa parte c'è Chao. Ora, io so che il treno arriverà da qua e sia che debba andare a LOL, sia che debba andare a Chao, deve andare da questa parte qua. Perché LOL è di qua, Chao è dritto da là, non gli faccio mica due uscite per andare in un posto che è simile. Mettiamo che questi qui siano 1000 blocchi, non faccio due rotaie da 1000 blocchi. Perché sarebbe un po' stupido. Allora, cosa posso fare? Nella nostra routing table io posso inserire anche più cose, quindi posso fare destinazione uguale LOL, poi faccio invio e faccio destinazione uguale, non tutto maiuscolo, ma dest uguale ciao. E facciamo done. Ora, qui gireranno sia quelli che vanno a LOL che quelli che vanno a ciao, ma non quelli che vanno a Bazzeccole. Quindi il trenino che arriverà di qua, che va a... oddio, questo cos'era già? Che va a Chao, dovrà girare. E Chao, se non ricordo male, è da questa parte di qua, quindi noi faremo ancora destinazione uguale Chao e lo buttiamo qua dentro. Ovvero, che lui vada a LOL o vada a Chao, girerà di qua. Se lui invece va da un'altra parte che non è né LOL né Chao, allora andrà dall'altra parte e per vederlo ancora meglio lo facciamo girare un paio di volte. Quindi tu puoi andare. Lui adesso va verso Chao, quindi ha preso il primo e ha girato due volte perché sia qui che qui la destinazione Chao c'è. Ora mettiamo che io non voglio più che vada a Chao, ma voglio che vada a LOL. Cosa farà? Arriva qua e dice tu vai a LOL o a Chao? Sì. Arriva qua e gli chiede tu vai a Chao? No, e allora vai dritto. E lui arriverà alla stazione di Chao, dove si ferma. E questo è, diciamo, tutto quello che c'è da sapere sulla parte, diciamo, più complicata di Railcraft. Ora, a memoria mia c'è anche una parte ancora più complicata per quanto riguarda me, perché io non sono mai riuscito a capire tutta la roba dei segnali, queste cose qua. Se guardiamo sotto Railcraft, vediamo che ci sono tutti questi segnali, e sinceramente anche questi signal interface, sequencer, capacitor, receiver, non ho ancora mai capito come funzionano e a cosa servono, soprattutto. Credo che servano per tipo trasmettere dei segnali da una parte all'altra, lungo le rotaie e così via, però non ne sono assolutamente sicuro e non voglio dire cavolate. Quindi tu ti spegnerai adesso. E per me quello che possiamo fare adesso di Railcraft è finito. Poi, se magari nei prossimi episodi vogliamo fare qualcosa di più complicato, se proprio volete vedermi grattare la testa con queste cose qua super complicate che non riesco a capire, per me non c'è nessun problema, ci proveremo. Altrimenti, per Railcraft è finito. Adesso ovviamente lo utilizzerò per fare tutte le stazioni qua, tutte queste cose, collegheremo tutto e poi una volta collegato avremo trenini che vanno avanti e indietro come dei matti. Questa era praticamente solo la spiegazione teorica di queste cose. Poi messa in pratica sarà leggermente diverso perché non sarà tutto così vicino, ma ci vorrà un po' più di complicatezza, però
dovremmo farcela. Con questa spiegazione credo che anche tutti voi dovreste riuscire a fare tutte le vostre ferrovie con questa bellissima mod. Ma io adesso vado a morire nel letto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo tutti nel prossimo episodio. Ciao!